Buongiorno, eccoci di nuovo qua ad iniziare una nuova annata calcistica, sempre più forti e sperando di fare cose buone. Un saluto particolare ai nostri tifosi, a tutta la cittadinanza. Oggi una partita importante, anche emozionante. Incontriamo un Savoia con i trascorsi gloriosi, per cui i nostri sacrifici vengono effettivamente ripagati. La speranza è sempre quella di migliorarci, noi abbiamo cercato di fare il possibile per migliorare anche la squadra, ci sono elementi nuovi, qualcuno ci ha lasciato, lo staff tecnico e dirigenziale è lo stesso, collaudato, per cui speriamo sempre di fare cose buone con l'aiuto di tutti e soprattutto sperando di avere finalmente anche una struttura sportiva e non dover più, anche se questa è una bella struttura, dover più uscire fuori dalle nostre mura. Passo la parola al dottore, che ringrazio ancora una volta di essere con noi, una figura calcistica importante, una, non solo nella sua professione, ma effettivamente che ci dà un grosso contributo. Dottore, a te la parola. Inizia con la partita di oggi il campionato 2015-2016. Per chi non lo ricordasse, il 2016 sarà il 50° anno della gloriosa fondazione del Cimitile. Possiamo ricordare tutti i presidenti, gli atleti, i tifosi a cui va il nostro ringraziamento. Quindi sarà una festa splendida che al compimento del 50° anno dobbiamo onorarlo questo campionato. I ragazzi hanno meritato, tutti quelli che desideravano stare qua, la riconferma ed è classe garantita. Affetto alla maglia dei dirigenti, dei giocatori, qua è come un poco benvenuti al sud. Chi viene al Cimitile ci viene magari con delle remore, però poi quando devono andare via se ne vanno con molto rammarico e molto dispiacere, si ricordano sempre. Quindi un augurio agli atleti, alla dirigenza, ai tifosi, alla cittadinanza, alla parte politica sulla quale quest'anno speriamo di contare effettivamente per un poco il miglioramento della nostra struttura sportiva. E che devo dire? In bocca al lupo a tutti quanti. Che è la cosa più bella, è lui. Grazie. Grazie. Dottore ha sempre parole eloquenti e precise, cose che effettivamente stanno nella realtà. Io lo ringrazio di vero cuore perché è un vero amico, al di là di ogni cosa. Grazie ancora. Grazie. C'è anche il nostro... Salve. Ma per me è un onore stare qui al terzo anno con questa squadra. Spero che riconfermi anche migliori risultati l'anno prossimo. Per me è un piacere far parte dello staff tecnico sanitario vicino a questo dottore magnifico, che sì, dà sicurezza e poi è un maestro nella sua professione. Ringrazio tutti, la società, i calciatori e la tifoseria. Forza Granatieri. La prima cosa. L'ultima parola al nostro custode, tutto fare, sperando che effettivamente si dia da fare. La prima cosa che noi siamo una sola famiglia, quella è la cosa più importante. Poi la seconda cosa, che quest'anno, ringraziando a Dio, fanno 50 anni che il Cimitile non ha avuto fallimenti, non ha avuto disquidi, è la cosa più importante che ci porta in alto e porta sempre il Cimitile. Yeah, baby.
Bonanino! Bonanino! Dai! Dai, dai! Alzati! Ciao! Dai, dai! Thank you.
Pagliù, grande, grande, infatti proprio una cosa bellissima. No, gioco, caldo, caldo. Gioco bene, certo. Troppo, diamo parola al presidente. Soddisfattissimi, ma soprattutto in proiezione campionato. Una squadra che fa la fiscua l'uno agli altri, noi siamo giovani, dobbiamo fare il nostro nel nostro piccolo. Grande, grande, siamo nella storia anche noi, siamo nella storia anche noi. Bravi a tutti raga, bravi a tutti, complimenti. Dedica la mia famiglia, la mia ragazza e a questo gruppo che mi ha permesso di fare comunque alla mia squadra, ai miei compagni, la società. Sei meglio. A chi lo dedichi? Alla squadra, alla società e ai tifosi.